Io vorrei ringraziare Walter Taccone, non perché è qui accanto a me, ma perché ha mantenuto la promessa. Disse a gennaio, quando è stato inaugurato un club di tifosi qui ad Ariano, la 399, che sarebbe venuto con la squadra a prescindere dai risultati finali. Naturalmente noi tutti facevamo il tifo perché l'Avellino rimanesse in Serie B, così è stato. Inauguriamo il campo di calcio in erba naturale, che è bellissimo, spero che il colpo d'occhio sia adeguato. Poi c'è anche una mezza promessa che mi ha fatto Walter, un'ipotesi di ritiro qui ad Ariano quest'estate. Noi gli mettiamo a disposizione questo impianto, l'impianto con l'erba sintetica, le palestre, il palazzetto che abbiamo a disposizione, e quindi sono davvero contento. Si chiama Matteo, non si chiama Matteo. E devo dire che sono felice, perché questo campo è costato tanta fatica, un lavoro complesso dal punto di vista amministrativo. Martedì abbiamo avuto i collaudi, 1500 posti a sedere, poi vedete quanta gente, quanti ragazzi, quanti bambini che sono venuti, e questa per me è la soddisfazione più grande. Da Ariano partivano carovane intere, non solo quando l'Avellino era in Serie A, perché lì era semplice, anche dopo. In tanti andavamo a vedere la partita, io mi ricordo quando si parcheggiava addirittura sull'autostrada. Insomma, abbiamo fatto cose folli per l'Avellino e continuiamo a farle, perché insomma i colori bianco-verdi sono i nostri colori dell'Irpinia. Io poi oggi qua sto da sindaco a dirti che siamo il secondo comune della provincia, largamente davanti a Montoro. Sì, noi abbiamo qui, faremo qui al Palazzetto dello Sport le gare di pallavolo, quindi uno sport importante. E questo ci gratifica molto. Non tutti i palazzetti dello sport hanno passato l'esame, questo l'ha passato e siamo felici di questo. Poi abbiamo questo campo di impianto di atletica leggera che ha lo stesso tartan, le stesse pedane, le stesse piste di Rio de Janeiro, delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma anche dei mondiali che si sono fatti anche in Cina. Quindi veramente siamo all'avanguardia, siamo città dello sport. Ma ripeto, se viene l'Avellino, magari verrà, magari speriamo che venga, siamo molto soddisfatti. Poi siamo ospitali e siamo convinti che verrebbero in tanti a seguire l'Avellino e ad abbonarsi per il prossimo campionato. Io ho sofferto molto nelle ultime due partite, le ho viste tramite Sky e devo dire la verità, insomma, c'è stata una grande sofferenza. E il rigore, secondo me il rigore non gliel'ha dato, però voglio dire, c'era il nostro Cascadores, quindi è chiaro. Allora, devo dire la verità, insomma, alla fine l'importante conta il risultato. Siamo largamente sopra la zona dei play-out. Pensa a quanto soffriranno quelli che stasera si vedono la partita dei play-out, mentre noi qua siamo in una festa straordinaria a vedere i ragazzi dell'Avellino, il grande Castaldo che si è quasi mangiato un gol, ma insomma siamo contenti di questo. Io voglio lasciare la squadra qui in provincia, certamente, nella provincia di Avellino. Ariano in pole position, Sturno era un campo fortunato, ed è un campo fortunato, perché ogni volta che siamo andati abbiamo fatto un campionato decente. È chiaro che adesso non dipende solo da me, dipende dal mister, dipende da tutta una serie di cose tecniche che vanno al di là praticamente della mia decisione. La mia decisione, io verrei qui sicuramente al 100%, l'ho detto non perché il presidente è qui vicino a me, ma già, non vi dimenticate che già ci ha ospitati come primavera per 15 giorni, 2 anni fa, e quindi Ariano è sempre stata una meta importante per Avellino, quindi mi farebbe molto piacere restare qui. Poi vedremo le cose come vanno, ma io sono convinto che in pole position c'è certamente questa realtà. Insomma, Foscarini, hanno avuto modo di parlarne, perché ho parlato con Foscarini prima della conferenza stampa, e quello che ho detto è quello che abbiamo concordato evidentemente non solo di fare ma anche di dire, quindi ci trovo assolutamente allineati su un discorso di questo tipo, spostare di una settimana la nostra decisione. Insisto e confermo, se resto io da solo, Foscarini, cercherò di tenerlo a tutti i costi, perché ha fatto molto bene, è un allenatore di prima qualità,
ha tutta una serie di caratteristiche importanti. Forse è un po' troppo pignolo come me sulle cose, e questa è una cosa importante. Ci tiene che le cose vadano bene, ci tiene che l'organizzazione sia tutta completa e fatta bene in tutti i suoi profili, ci tiene che le persone che hanno un ruolo facciano quel ruolo e non ne facciano più di uno, per cui sposa perfettamente la mia idea dell'organizzazione del calcio. Quindi credo che non ci saranno difficoltà. Poi ci siamo anche detti, e questo ve lo dico, sicuramente ci scontreremo, come giusto che sia, ma in maniera leale, in maniera sportiva, e quindi ognuno ha la propria idea. Quelle cose che lui mi ha detto mi sono rimaste la settimana scorsa nella mente e le ho fatte mie, quelle cose che io ho detto mi ha detto lui oggi, che le ha rimuginate, sono rimaste nella sua mente. Abbiamo una mentalità comune che credo che sia una mentalità vincente di due persone che vogliono il bene dell'Avellino e vogliono fare in modo che l'Avellino possa sorgere sempre a risultati più importanti.